Dantino nell'inferno. Dove sono? E come mai mi trovo qui? Dantino, un bambino come tanti, curioso e intelligente, si è trovato perso in mezzo a un bosco spaventoso e non ha nemmeno il tempo di domandarsi il perché. Bisogna subito uscirne. Comincia così una grande avventura. Insieme a Virgilio, suo caro amico, si mette in cammino, ma l'unica via per lasciare la selva passa attraverso una profonda voragine, l'inferno. Là, i due piccoli attraverseranno luoghi desolati e paurosi. Si imbatteranno in mostri che cercheranno di fermarli o di ingannarli. Faranno straordinari incontri. Con il loro coraggio riusciranno a giungere nel luogo più spaventoso di tutti, proprio il fondo della voragine. Ma ce la faranno a superare anche quello e alla fine usciranno di nuovo sotto il cielo pieno di stelle. Dantino nella selva oscura. Era un bel giorno di primavera e Dantino, un bambino dagli occhi grandi grandi, si sedette sul prato vicino a casa. Guardando il cielo azzurro, si smarrì nei suoi pensieri e si addormentò. Al risveglio si trovò, non si sa come, in un bosco buio e spaventoso. «Che paura!» Cercò subito una via per uscire da quel luogo orribile. Cammina, cammina, intravide una luce. Andò verso di essa e si accorse di essere giunto fuori dalla selva. Lì si trovò di fronte un colle illuminato dal sole. Decise di salire su quel colle, che gli sembrava tanto più bello della selva oscura. Ma all'improvviso, una pantera dallo sguardo feroce e dal pelo multicolore gli si mise davanti. E subito comparvero vicino a lei anche un leone e una lupa, magra, magra e affamata, che pareva volesse divorarlo. Impaurito, cominciò a indietreggiare, ma ad un tratto vide qualcuno. Era un bambino poco più grande di lui. Si chiamava Virgilio. Erano amici e Dantino lo ammirava. Virgilio, che conosceva bene quel luogo, gli rivelò che la lupa non faceva passare nessuno. «So io quale strada prendere per non tornare nel bosco», disse. «Se vuoi, faremo insieme un viaggio strano e avventuroso». Dantino fu d'accordo e così iniziarono il loro cammino. La porta dalle parole spaventose e il guardiano Caronte. Avevano fatto poca strada quando giunsero davanti a una porta brutta e mezza sgangherata. Sopra c'erano scritte parole spaventose. Dicevano che chiunque l'avesse oltrepassata non sarebbe mai tornato indietro. Eppure i due bambini
per proseguire il loro cammino, dovevano attraversarla per forza. E così fecero. Si ritrovarono in un luogo buio, buio. Era l'inferno. Lì sentivano solo terribili sospiri e pianti. Dantino, pur nella poca luce, vide dei mostri punzecchiati da mosconi e vespe che correvano a zig-zag seguendo una bandiera. Questa cambiava spesso direzione e i mostri tutti dietro, in mezzo al fango e a orribili vermi. Poco lontano apparvero delle ombre scure. Gridavano parole terrificanti, avvicinandosi alle rive di un gran fiume di nome Acheronte. Un vecchio barbuto, tutto bianco, con gli occhi color del sangue, spingeva le ombre sulla sua barca, picchiandole col remo perché attraversassero quel fiume. «Lui è Caronte», disse Virgilio. Improvvisamente un gran terremoto, un vento e un fulmine sconvolsero il luogo. Dantino ebbe così tanta paura che quasi svenne.